Brutto porco mascalzone! Oh. La faccio vedere io troppa! Ah! Aiuto! Aiuto, mi hanno scippato! Ti ricordi quando ti pizzicai a te 20 anni fa? Mi ricordo sì. Allora eri in pischello. Te stavo per staccare sto orecchio. Eppure tu e il nome del ricettatore a cui dovevi vendere la radio e l'orologio che avevi fregato non me l'avresti detto mai. Perché quando sei dentro a fior giro non puoi mica parlare. Sono proprio i ricettatori che bisogna levare di mezzo. Sai perché c'ho tanto con loro? Perché non rischiano sti zozzoni, non rischiano. Ma che c'avevi addosso alla Banca d'America? Senta, vorrei precisare che quest'uomo non lo conosco affatto. Non ho mai avuto rapporti con lui. Signor Bagolini. Per servirla. No, signor Celli, che cosa vuol farmi? No! No, non ho fatto niente! Lasciatemi! Non ho fatto niente! Buttatelo nel fiume sotto Ponte Flaminio. Sarà uno dei tanti cadaveri che si trovano a Roma. Non ci si fa più caso ormai. Perché parlavi russo? Parlavo russo perché l'editrice Europa ha acquistato un romanzo di Kuniakov. Il manoscritto verrà portato in Italia clandestinamente e io tengo i contatti. Il manoscritto? Sono solo vecchi giornali. T'hanno dato la fregatura, eh? Io lo sapevo. Kuniakov è troppo controllato nel suo paese. Documenti e libretto di circolazione. Brigadier, non mi faccia perdere tempo, sto a fare un pedinamento sul maresciallo Giraldi della squadra antiscip. Allora fammi vedere il tesserino. E intanto quei figli della puttana mi scappano, ho capito? E se invece il figlio di puttana fossi tu? Che? Scappo! Vieni qua, ferma! Ma che c'hai, solo questi? L'ho pregata di andarsene. Che succede? Ah, chiamo un dottore perché Mr. Russo c'ha un dolore terrificante alle palle.